decima edizione del Memorial Gianni Scalera. Noi siamo in compagnia del papà, dell'anima portante, dell'organizzatore, del factotum di questo Memorial, Edo Scalera. Ciao Edo. Buonasera a tutti. Edo, lo scorso anno ci siamo lasciati, era la nona edizione, con una promessa: miglioreremo nella decima edizione il Memorial, almeno per quanto concerne i preparativi dell'avvio di questo torneo e le squadre che parteciperanno. Possiamo dire che ci siamo riusciti veramente, che ci sei riuscito veramente? No, non possiamo dire che ci sono, ma ci siamo riusciti tutti insieme, perché io c'ho un sacco di collaboratori, genitori della scuola calcio, amici, amici veri, fraterni, che come vedete alle mie spalle, tutti questi signori con le maglie rosse e le maglie arancioni, gli amici di mio figlio, non ci lasciano mai, e senza di loro mai e poi mai ci potremmo sognare di organizzare un evento del genere con 80 squadre, 28 società e più di 1200 ragazzi partecipanti. Quest'anno ci ha onorato anche l'Udinese, la Juve Stabia e la Paganese come squadre professionistiche, per alzare il gap, diciamo, dell'importanza dell'evento, con una categoria che sarà completamente federale, con arbitri FIGC. Noi cerchiamo sempre di fare il possibile, pensiamo che ci siamo migliorati, ma per vederlo voi dovete aspettare tutti e tre i giorni. Ecco Edo, hai citato la Juve Stabia, noi ovviamente siamo vicini, ormai lo sanno tutti, io da ufficio stampa, tu da tifoso, da papà tifoso perché? Perché nella Juve Stabia Under 17 c'è un ragazzo, maglia numero 10 sulle spalle, fratello ovviamente di Gianni e Ciccio Scalera. Beh, fa piacere per lui, tu lo sai, siamo diventati una famiglia qua, il mister infatti li ho invitati domani per pranzare qui, dice no, voglio sfatare il tabù, voglio fare come l'anno scorso, voglio restare solo il sabato, casomai ci qualifichiamo. Quindi è una cosa che mi fa piacere, ringrazio mister Magone che della sua presenza qui, della Juve Stabia, a partire da Sabi Mainolfi e da tutti quanti. Ecco Edo, qualche novità in più la vogliamo svelare prima dell'avvio appunto della cerimonia di apertura? Ma diciamo che un torneo di calcio è quasi sempre identico. Possiamo cambiare qualcosa in presentazione e in premiazione. Vi posso dire che la presentazione, noi siamo obbligati, per rappresentare la nostra stella, di cui sono onorato di essere il papà, viene sempre fatta allo stesso modo. I miei amici, che vedrete come comporranno la stella, il fratello che leggerà un suo pensiero, e poi il resto aspettiamo a sabato per far vedere a tutti come siamo riusciti ad organizzare il tutto. E allora io ti lascio subito andare, ti faccio godere a cambiarti, perché pronta, si dà il via a questa decima edizione del Memorial Gianni Scalera. Grazie a tutti, a sabato.